Salve amici, benvenuti o bentornati su Solo Horror. Dato che so quanto vi piace questo genere di video, ho deciso di mostrarvi delle altre spaventose registrazioni delle videocamere di sorveglianza. Prima di cominciare, devo ricordarvi che una grossa percentuale di spettatori non è ancora iscritta al canale, perciò se vi piacciono i contenuti che propongo qui, ricordate di iscrivervi. E detto ciò, possiamo iniziare. Questo video, caricato da Durban Paranormal su TikTok, mostra la registrazione di una videocamera di sorveglianza in una grande stanza non ben identificata. Sappiamo che è stata registrata il 12 settembre del 2021, alle 4:30 del mattino. Vengono mostrate due guardie di sicurezza che svolgono tranquillamente il loro lavoro, quando improvvisamente accade qualcosa di decisamente strano. Guardate. See it? Two guards standing to the left. Non si nota immediatamente, ma guardando meglio si può notare che la sedia al centro si muove da sola in qualche modo. Una delle guardie si avvicina al tavolo, seguita immediatamente dall'altra, che tocca la sedia in uno stato chiaramente di confusione. I due parlano per un momento e poi decidono di andarsene insieme. La persona che registra il filmato è un'altra guardia ancora, che si trovava nella stanza di sorveglianza. Quest'ultima ha riferito che le guardie che possiamo vedere nel filmato sono andate da lui a dirgli ciò che avevano appena visto, quindi gli hanno chiesto di vedere le registrazioni per cercare di capire che cosa fosse successo. E sicuramente, nonostante la visione dei filmati, non è facile capire che cosa potesse essere stato. Un fenomeno paranormale? O forse c'è un altro modo per spiegare questo strano movimento? Le registrazioni sembrano assolutamente genuine, quindi chiedo il vostro parere per cercare di capire insieme di che cosa si tratta. Nel settembre del 2012, questo canale ha caricato due soli video, per poi sprofondare nel silenzio per tutti questi anni. I filmati provengono da varie videocamere di sorveglianza di una casa di riposo e mostrano qualcosa di davvero terrificante. In una di queste registrazioni si nota che un oggetto appare dal nulla vicino a una delle sedie inquadrate. So it's gonna come right here. Boom. Just appeared for the camera. Non essendoci nessun taglio o glitch nelle riprese, sembra che non siano state modificate in alcun modo. Inoltre, le persone che hanno visto il video hanno fatto notare che l'oggetto che compare sembra un bastone e hanno ipotizzato che potesse appartenere ad un anziano deceduto all'interno della casa di riposo. Un anziano che ancora oggi si aggira tra le sue mura. Ma non è finita. Guardate che cosa accade subito dopo. Just appeared for the camera right there and then just flew. Let me show how it came over here. This is where it came. Boom. And then show it move. Finalmente qualcuno si accorge del bastone e lo appoggia al muro. E, poco dopo, scompare misteriosamente proprio allo stesso modo in cui è apparso. Gone. Questa volta però sembra che il filmato sia tagliato, perciò non sono sicuro riguardo la sua veridicità. La cosa certa è che queste riprese hanno spaventato migliaia di persone e volevo condividerle con voi per chiedervi anche il vostro punto di vista. Reale fenomeno paranormale o solo una messa in scena? Adesso immaginate di essere tranquilli in casa quando nel bel mezzo della notte venite svegliati dalla notifica del vostro dispositivo di sicurezza. È quello che è accaduto a un utente TikTok. Guardate cosa ha registrato il suo dispositivo. La donna sembra voler entrare, ma appena nota la telecamera nel campanello, si avvicina in maniera alquanto strana. Poi si ferma,
aspetta un attimo e ricomincia. Sicuramente si tratta di una persona sotto l'effetto di sostanze o alcol, ma il proprietario di casa è stato fortunato, perché in questi casi, come sapete bene, potrebbero accadere cose molto peggiori. Niente di paranormale, ovviamente, ma il modo in cui la donna si avvicina mi ha fatto venire i brividi. Questo video, caricato su Reddit, è riuscito ad affascinare e al tempo stesso spaventare la community. Sono le videocamere di sicurezza che riprendono una sala conferenze durante la notte. Il luogo è già abbastanza inquietante così, ma ad un certo punto in prossimità della porta in alto a sinistra qualcosa si muove. La registrazione ha ricevuto un'attenzione decisamente degna di nota e addirittura gli scettici non sono riusciti a trovare una spiegazione a ciò che avevano appena visto. Quando questo utente di Reddit ha deciso di installare un dispositivo di sorveglianza, non si sarebbe mai aspettato di riprendere attività paranormali. La clip è stata registrata tra le 2 e le 4 del mattino, da un dispositivo che registra solo quando rileva i movimenti. Apparentemente sembra che nulla si stia muovendo, ma molto presto il motivo per cui la videocamera ha iniziato a registrare diventa chiaro. È difficile dire cosa sia quella figura. Alcuni hanno suggerito che si trattasse della figura di una bambina fluttuante. Altri hanno invece pensato ad un braccio che regge una busta e si ritrae all'interno della casa. In entrambi i casi, l'autore del post ha dichiarato che quella porta scorrevole non rimane mai aperta la notte, per nessun motivo. Quindi, qualsiasi cosa fosse, quella figura, per fare il movimento che vediamo, è dovuta passare attraverso il vetro della porta. Inoltre, l'utente ha anche scritto che spera si tratti di un semplice glitch della videocamera, perché il filmato lo spaventa a morte. Secondo voi, quindi, siamo di fronte ad un reale fenomeno paranormale? Oppure credete che ci sia una spiegazione più razionale? Fatemelo sapere qui sotto. Come bonus, ho deciso di includere un video che mi ha sorpreso e secondo me ha davvero dell'incredibile. Questo canale YouTube pubblica davvero un sacco di video riguardo vari argomenti, ma non è in alcun modo incentrato su contenuti spaventosi o inquietanti. E la presenza di questo specifico video nel suo canale rende il tutto ancora più strano. Ma partiamo dall'inizio. Nel 2016, l'uomo che gestisce il canale è venuto a conoscenza del fatto che alcune persone si aggiravano intorno a casa sua in maniera sospetta. Quindi ha deciso di installare una videocamera di sorveglianza. Subito dopo ha registrato dei ragazzi che effettivamente stavano facendo qualcosa di sospetto all'esterno di casa sua. Sembra che volessero rubare o qualcosa di simile, ma nulla di più. Tuttavia, 2 anni dopo, la stessa videocamera di sorveglianza ha catturato questo misterioso video. Il filmato inizia a glitchare, rendendo difficile capire cosa stia accadendo, ma si riesce comunque a notare qualcuno che passa sulla strada. Poi, per un secondo, il filmato torna alla normalità, permettendoci di vedere chiaramente la figura e rivelando qualcosa di davvero terrificante. La figura indossa un lungo abito nero e sembra avere una testa molto piccola e pallida. Le persone hanno iniziato velocemente a paragonare questo strano essere ai medici della peste del XVII secolo. E qualcuno ha perfino pensato a Slenderman. Ma altre persone hanno invece pensato ad una sorta di strega che ha deciso di offuscare la visuale della videocamera per non far conoscere la sua vera identità. Questa volta, più di tutte, vi chiedo: chi o che cosa era quella figura? Credete che si tratti di una strega o semplicemente di qualcuno travestito? Le interferenze che ha la videocamera, proprio quando passa, sono semplicemente impressionanti.
Bene amici, anche oggi, purtroppo, siamo giunti alla fine. Spero davvero che i video che vi ho mostrato oggi vi siano piaciuti. Fatemi sapere se vorreste vederne degli altri. E come al solito, io vi ringrazio infinitamente per la visione. E vi do appuntamento al prossimo spaventoso video.